L'ultima statua del ciclo, quella di San Giacomo Minore, fu commissionata a Bernardino Cametti nel 1714 e doveva essere consegnata insieme al San Simone. Ma per il mancato rispetto degli impegni di pagamento da parte della fabbrica orvietana, lo scultore consegnò i due apostoli circa 8 anni più tardi del previsto, ovvero nel 1722, come reca scritto l'incisione alla base dell'opera. San Giacomo, detto minore perché più giovane dell'altro omonimo discepolo di Gesù, scrisse la prima delle 7 epistole del Nuovo Testamento e per questo reca il simbolo del libro. L'altro attributo iconografico, il bastone, sta a ricordare il suo martirio. Per ordine del sommo sacerdote fu colpito a bastonate e poi gettato dal pinnacolo del Tempio di Gerusalemme. Ispirandosi in particolare al San Giacomo realizzato da Rusconi per la Basilica Romana di San Giovanni Laterano, Bernardino Cametti ne riprende la posa elegante, il gesto del braccio e della mano destra, ma anche l'animato panneggio che genera un forte chiaroscuro, maggiore nel punto in cui il santo tiene la veste sotto il suo braccio sinistro e minore lungo la gamba destra, dove la veste scende in un largo piano che rilancia subito sopra, il gesto plastico e molto espressivo della mano aperta in avanti. La figura è costruita su una spirale, laddove infatti la testa è rivolta verso destra, il busto verso sinistra e le gambe di nuovo a destra. Questo andamento dona alla monumentale scultura un particolare dinamismo, rafforzato anche dalla posa del piede destro alzato, che ci fa intendere un imminente movimento. San Simone, scolpito da Bernardino Cametti nel 1722, è l'ultimo apostolo ad essere stato realizzato e giungerà orviato insieme al San Giacomo Minore dello stesso autore. La monumentale animata figura sostiene con la mano sinistra una sega, attributo iconografico che non solo simboleggia il martirio del santo che fu tagliato in due, ma allude anche alla leggenda geografica secondo la quale avrebbe scacciato i demoni dai simulacri pagani, facendoli andare in pezzi. Ne è testimonianza anche il torso di una statua classica, raffigurata a terra e su cui egli poggia il piede sinistro. Di questo apostolo i Vangeli riportano ben pochi elementi biografici. Siamo a conoscenza solo del fatto che visse durante il primo secolo e che prese l'appellativo di Zelota in quanto si ritiene che avesse militato nella campagna antiromana degli Zeloti. San Simone viene celebrato il 28 ottobre e per la sua vicenda è il patrono di boscaioli e taglialegni.